Si accende con un fischio. Doveva funzionare con un battito di mani, ma le mie mani erano troppo impegnate a lavorare a quella. Secondo i miei calcoli, potrei fare il giro del mondo in 80 giorni. Ma nessuno credeva in lui. Molto bene, Fogg. Facciamo una scommessa. Se fallirete, non potrete mai più fare invenzioni. Accetto la vostra scommessa. Ora. Credi davvero che ci riusciremo? Sì. Ha 80 giorni per dimostrare dove può portarlo la sua immaginazione. Ho rischiato tutto. Il lavoro di tutta la vita. Per qualcosa in cui credevate. Niente più giusto. Fino a dove puoi arrivare? Il giro del mondo in 80 giorni. Chiamo Andrea, lavoro a Traversetolo, Parma, ma per tutto il resto del tempo pedalo per il giro del mondo in 80 giorni in bicicletta. Figata pazzesca! Ciao, sono Daniele Vassalli, meglio conosciuto come il pezzo grosso del podismo ferrarese, e abito a Fossanova San Marco, un ridente paesino nella provincia di Ferrara, a pochi chilometri dalla città. Anch'io ho voluto dare il mio piccolo contributo alla causa del giro del mondo in 80 giorni in bicicletta e spero di aver dato il meglio che potevo. Mi è piaciuto, la situazione mi è molto piaciuta, grazie. Ciao, mi chiamo Enrico, vivo a Bologna, guardate, e anch'io ho partecipato al giro del mondo in 80 giorni, mi è piaciuto un sacco, veramente bellissima iniziativa. Buone pedalate a tutti. Ciao a tutti, mi chiamo Ilaria, vivo a Verona e anch'io ho partecipato al Giro del Mondo in 80 giorni in bicicletta. Yeah! Ciao! Ciao Andrea, Filippo Lusi da Zurga, Verona. La nebbia, come vedi. Ciao a tutti, sono Gianfranco Monti, vengo da Pavullo nel Frignano, provincia di Modena. Anch'io ho partecipato al Giro del Mondo in 80 giorni e mi è piaciuto un sacco. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao a tutti, sono Massimiliano, è 3 giorni che non vivo. Mi manca tantissimo. Dove lavoro a Mantova, oppure anche vicino a casa, a Monte San Pietro, Bologna.
Ciao, sono Dino Grammatico, abito a Sala Bolognese e sono felicissimo di aver fatto questa cosa meravigliosa. Grazie ancora Andrea. Ciao, sono Bartolomeo, anch'io ho partecipato al Giro del Mondo in 80 giorni in bicicletta e mi è piaciuto veramente tanto. Spero che si faccia ancora una cosa del genere, bellissimo. Ciao a tutti, mi chiamo Luca, vivo a Verona, anch'io ho partecipato al Giro del Mondo in 80 giorni, mi sono divertito tanto, grazie mille, bisogna rifarlo. Ciao! Ciao ragazzi, sono Luciano di Ospedale Teuganeo, anch'io ho partecipato al Giro del Mondo in 80 giorni in bicicletta e mi sono divertito parecchio. Ciao, mi chiamo Federico Borlenghi, vengo da Rimini, anzi trasferito a Rimini, e anch'io ho partecipato al Giro del Mondo in 80 giorni e mi sono divertito un sacco, anche se tutti i chilometri che ho fatto li ho fatti sui rulli. Ciao ragazzi! Salve a tutti, mi chiamo Andrea Bartoli, abito a Bologna, a Corticella. Sì, mi è piaciuto questo Giro del Mondo in bicicletta. Anche se in realtà in passato i giri del mondo in bicicletta ne ho fatti tanti. Quando correvo, più o meno la mia stagione, registravi i chilometri esatti che costituiscono la circonferenza del globo. Queste iniziative invece, ormai non pedalando quasi più, a queste iniziative dicevo ho partecipato più che altro in modo virtuale. Cioè virtuale, ho pedalato ma non assaporando i luoghi, e gli sfondi, i profumi, quello che in realtà si può respirare e toccare girando con una bicicletta. L'ho fatto su un terrazzo con una cyclette, però ho partecipato con poco, un piccolo contributo perché mi piaceva fare parte di questa comunità. Va bene, dai, magari la prossima cercherò di rispolverare il vecchio attrezzo. Un saluto a tutti. Ciao Andrea, sono Alessio e Roberta. Siamo di Sant'Agata Bolognese. Anche noi abbiamo partecipato al Giro del Mondo in 80 giorni in bicicletta, ma il mondo ormai ci ha stretto e quindi siamo già pronti per la prossima avventura che sarà il Giro dell'Universo. Vamos! Ciao Andrea, un saluto alle ragazze e ai ragazzi che pedalano, saluto a tutti, non sono capace di fare i video, buone pedalate, a presto. Ciao amici, tornata classica milanese, passo milanese, Danilio, Parco del Ticino, per provare il mezzo nuovo. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, mi chiamo Fabio, vivo a Casalecchio e anch'io ho partecipato al Giro del Mondo in 80 giorni. Bella cosa, sono divertito. Ciao! Ciao, sono Marianna di San Cesario sul Panaro. Ho partecipato anch'io al Giro del Mondo in 80 giorni in bicicletta. Mi sono divertita veramente tanto. Ciao, sono Davide, abito a San Cesario. Ho partecipato al Giro del Mondo in 80 giorni in bicicletta. È stato bellissimo e non sono neanche stanco. Io sono Antonio. E io sono Milena. Siamo di Udine e abbiamo cercato di dare il nostro contributo al Giro del Mondo in 80 giorni in bicicletta organizzato dall'amico Andrea Accorsi. E purtroppo siamo in zona arancione per cui dobbiamo arrangiarci girando in città, ma comunque siamo molto soddisfatti di aver partecipato. Grazie ad Andrea e grazie a tutti e un salutone a tutta Italia, a qualsiasi colore voi siate. Per fortuna abbiamo avuto almeno il sole. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, mi chiamo Andrea,
sono di Bentivoglio. Anch'io ho partecipato al Giro del Mondo in 80 giorni. Sono molto orgoglioso di averlo fatto e mi sono divertito molto. Ciao, sono Lorena. Sono nata a Padova ma vivo a Milano per lavoro. Ho dato anch'io il mio piccolo contributo per il Giro del Mondo in 80 giorni in bicicletta. Piccolo piccolo, eh? Ciao! Ciao a tutti, mi chiamo Accorsi Marco, abito a Rami di Ravarino, in provincia di Modena, e anch'io ho partecipato al Giro del Mondo in 80 giorni in bicicletta. Mi è piaciuta molto questa iniziativa perché è riuscita a unire, anche se in modo virtuale, tante persone, tanti ciclisti amanti come me di questo stupendo sport. Buona pedalata a tutti, ciao! Sono Francesca, sono di Casalecchio di Reno e anch'io ho partecipato al Giro del Mondo in 80 giorni, con tantissimo orgoglio. Ciao a tutti! Ciao, sono Giulio e sono della Valpellice, in provincia di Torino. Spero che arrivi presto la neve, perché d'ora in avanti in queste valli è freschino pedalare. Ehi, ciao! Sono Renato, abito a Pusiano, quindi Brianza pura. Ho partecipato al Giro del Mondo in 80 giorni ed è stato bellissimo! Ciao! Ciao a tutti gli amanti della bicicletta, io sono Roberto di San Giorgio di Piano. Ho partecipato volentieri a questa sfida che mi ha proposto l'amico Andrea Corsi, di questo Giro del Mondo in 80 giorni in bicicletta, professione cicloturista. Ovviamente il mio è un piccolissimo contributo rispetto a tutti gli amici ciclisti molto più bravi di me a percorrere le strade italiane. Comunque, piccolo contributo, ma l'abbiamo dato. Ciao a tutti e buona pedalata! Sono Sabrina, ma per tutti sono la biondina, vivo a Bologna. Se mi è piaciuto il Giro del Mondo in 80 giorni in bicicletta, un mondo! Ciao! Ciao ragazzi, io sono Giovanni Milani da Este, nei bellissimi Colli Euganei. E anch'io ho partecipato al Giro del Mondo in 80 giorni. Ciao! Angela Gargano! Sono Maria Tatò. Sono Marielle Di Leo. Siamo di Barletta. Siamo felici di aver partecipato al Giro del Mondo in 80 giorni. Grazie! Ciao, sono Vincenzo, vivo a Cecina. Anch'io ho partecipato al Giro del Mondo in 80 giorni in bicicletta e mi sono anche divertito. Ciao! Buongiorno, mi chiamo Valerio Zamboni e ho raccolto l'invito dell'amico Andrea di fare questo piccolo video per presentarmi a livello sportivo. Intanto devo ringraziare Andrea per questa magnifica idea che ha avuto del Giro del Mondo in 80 giorni in bicicletta. L'idea mi ha affascinato fin da subito perché in realtà è stato un libro da piccolo che ho letto forse decine di volte. Per qualche motivo mi aveva affascinato in una maniera incredibile. Quindi ho trovato divertente l'idea di riproporlo sotto una formula diversa, quale è quello appunto dei chilometri accumulati da vari atleti, da vari ciclisti, includendo anche le salite che fanno. Andrea è una persona che non ci conosciamo direttamente, ci siamo parlati qualche volta, ma un'altra delle cose che mi è piaciuta è che è stato una specie di, anzi senza specie, è stato il pretoriano del Giro d'Italia non stop. L'ha fatto in una formula non classica, direi. Ha preceduto tutti i concorrenti, ma ha voluto assaporarne sicuramente una delle ragioni principali è stata quella di poter compiacersi un po' dei territori che attraversava, degli usi e dei costumi di questi territori. E questo mi ha attirato perché
non è esattamente quello che faccio io. Io sono un appassionato di ultra cycling, nella formula più diciamo da un lato estrema, ovvero sia quello assistito, che lascia poco spazio dovuto alla costrizione del tempo di capire quello che sta succedendo attorno a sé. Io ho fatto 9 run fino a oggi, ne ho finite 7, 2, la prima è una delle ultime qualche anno fa, non sono arrivato in tempo ai vari cancelli d'ingresso, quindi ho dovuto ritirarmi in ambedue di queste gare, ma onestamente ho iniziato a capire quello che stavo facendo durante la run negli ultimi 4-5 anni. I primi 4-5 anni è come se avessi fatto la traversata, che ne so, di Cinisello Balsamo, per me è uguale, o di un altro paese, diciamo così, insomma, non necessariamente noto ai più, perché è talmente tanto il dispendio di natura mentale e fisica che hai, che non ti concede di capire assolutamente quello che stai facendo attorno a te. Quindi questa è una cosa che mi è piaciuta invece di questa cosa di Andrea, perché così l'ho trovata finalmente qualcosa fatto con una certa pace, seppur estremo, perché non è stata un'esperienza forse così diciamo modesta, anzi sono sicuro che dal punto di vista sportivo è stata una cosa che lo ha probabilmente logorato, anche perché quando non sei abituato a farlo per giorni, però insomma, diciamo, fatto in una maniera un po' diversa. Ora, io sono arrivato all'ultra cycling circa da 10-12 anni, perché in realtà prima non avevo mai fatto sport di questa natura aerobica, ma mi piaceva fare arrampicare in montagna. Poi ho avuto un incidente abbastanza serio che mi ha inibito di fare qualsiasi attività di natura aerobica per tanti anni, sino a quando un bel giorno mi sono trovato 95 kg quasi impossibilitato a camminare e ho dovuto andare per i massimi sistemi, quindi ho optato per fare una protesi d'anca. Quindi dopo una protesi, gli sport che si possono fare non sono tanti, quindi che o il nuoto o il ciclismo. Io ho scelto il ciclismo e dopo qualche anno appunto mi sono innamorato di questa specialità dell'ultra cycling. Quindi in poche parole vorrei ringraziare Andrea di questa possibilità che mi ha dato di aver partecipato a questa specie, dico gara perché è l'unico nome che mi viene in mente, ma insomma non era una gara. È stata una cosa che ha permesso a noi ciclisti, in un momento un po' complicato questo per lo sport, per il lavoro, per la vita sociale, via dicendo, di avere un obiettivo sano che non offre, diciamo, il fianco a nessuna critica. E ci ha aiutato in particolare, presumo, dopo questa esperienza tremenda che tutti abbiamo avuto durante i mesi del marzo, aprile, maggio, del lockdown, dove ci siamo a un certo momento tutti un po' inferociti l'uno contro l'altro, perché ognuno la stava vivendo, molti di noi l'hanno vissuta molto male. Quindi in questo periodo di un lockdown, che seppure ammettiamolo probabilmente un po' più leggero di quello che lo è stato nei mesi passati, insomma ha permesso un po' tutti a noi di ritrovarci e con piccoli contributi giornalieri di poterlo aiutare in quella che mi è parsa una bella esperienza. Quindi grazie Andrea ancora e speriamo di vederci tutti quanti presto sulle strade. Ciao a tutti, mi chiamo Paolo Malini, vivo e lavoro a Casalecchio di Reno, Bologna. Ho partecipato con gioia a questa iniziativa creata da Andrea Corsi, il Giro del Mondo in 80 giorni in bicicletta. Mi è sembrata una bella cosa per stare vicini in questo momento un po' particolare che stiamo passando. Bene, continuo con la pedalata. Buona giornata a tutti. Ciao ragazzi. Un vero pietoso, Valerio. Oggi purtroppo siamo a un bivio fantastico.
via Calzolari, via Bonzara, e da una parte si va alla trattoria Amelia, fantastica, e sopra Monari, oggi chiusa. Ci è toccato mangiare a casa. A me è andata bene, ma c'è il fuoco. Via, verso il periplo del comune. Ciao a tutti, sono Vito dalla cima Coppi di Mirandola, il cavalcaferrovia. Ho partecipato al Giro del Mondo in 80 giorni in bicicletta di Andrea Corsi Winter Edition e mi è piaciuto tantissimo. Ciao a tutti! Buongiorno, ciao a tutti, sono Corrado, su Zarese, provincia di Mantova. Io e il mio grande amico Po, il fiume Po, vi diamo il buongiorno e anche noi abbiamo partecipato al Giro del Mondo in 80 giorni in bicicletta. Iniziativa molto interessante dell'amico Accorsi, è uno stimolatore, ecco io sono questo, è uno stimolatore, io lo definisco il Gutalax delle emozioni. Quindi tira fuori tutte le emozioni che una persona può avere, una persona come me, che ama la natura, ama gli spazi aperti e ama l'incontaminato. Quindi alla prossima e speriamo che la prossima avventura del grande Accorsi sia all'altezza di quello che ci aspettiamo tutti. Ciao e buona giornata. Ciao a tutti, sono Marco. Ciao, io sono Sandra. Abitiamo a Finale Emilia e abbiamo partecipato a questa bellissima iniziativa, il Giro del Mondo in 80 giorni in bicicletta. E siamo contenti di aver contribuito a raggiungere l'obiettivo. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao. Buonasera a tutti, io mi chiamo Stefano, per gli amici Batman, vengo da Roma e sono stato felicissimo di partecipare al Giro del Mondo in 80 giorni, è stata un'emozione nuova, una nuova avventura e è stato bellissimo. Buona serata a tutti da me e da Batman Junior, che sta qui dietro a me, grande numero uno. Vengo da Roma e mi ha fatto molto piacere che mi hanno fatto parte del Giro del Mondo in 80 giorni ed è stato bellissimo. Ciao ragazzi, sono Valerio, mi crema il cuore. Sono molto divertito a partecipare al Giro del Mondo in 80 giorni in bicicletta. Un saluto e alla prossima. Ciao a tutti, siamo qui e vogliamo continuare per molto tempo ancora stamattina. Ciao a tutti da Angelo e Vincenzo. Buona giornata a tutti. Ciao, sono Davide, vengo da San Pietro in Casale e anch'io ho partecipato al Giro del Mondo in 80 giorni e sono stato felicissimo. Ciao! Ciao, sono Luca Casadei, vivo a Rimini e ho partecipato a una delle tante lugubrazioni mentali di Andrea Corsi, un grande amico, ci tengo, al suo famoso Giro del Mondo in 80 giorni. Con la bici ho dato un piccolo contributo, niente di che, non ho fatto così tanti chilometri a differenza di certi, però sempre felice di essere presente a queste iniziative. Mi piace lo sport, quindi è la cosa più bella. Vi mando un bacio a tutti e al prossimo volo pindarico di Andrea Corsi sarò presente. Un bacio.
Buongiorno a tutti, io mi chiamo Ivan Balichi e sono un ex professionista e adesso lavoro come assistente per Valerio Zamboni e facciamo qualche gara insieme. E, per tanti anni ho vissuto in provincia di Bologna e questo giro di 80 giorni in bicicletta mi è piaciuto moltissimo e abbiamo fatto veramente dei grandi risultati e spero che per il futuro ce ne siano tante di iniziative così. Grazie per chi ha partecipato e ovviamente per l'organizzazione che ci ha permesso di fare questa cosa divertente. Grazie mille, a presto, ciao! Al giro del mondo in 80 giorni in bici, è stato molto bello. Buongiorno amici, un saluto a tutti gli amici del giro del mondo in 80 giorni. Complimenti ad Andrea per questa bella iniziativa, anche a Monica che l'ha supportato. E saluto da Pescara, dall'Abruzzo, dalla purtroppo zona rossa, alla prossima avventura. Ciao amici. Ciao a tutti, sono Margherita. Volevo salutarvi, ringraziarvi per avermi accettato nel gruppo e faremo il giro del mondo in 80 giorni insieme. Abito a Ferrara e questo è il panorama che vedo io quando esco in bicicletta. Ciao, siamo Marco e Simona. Abitiamo a Malabergo, in provincia di Bologna, e volevamo dirvi che il giro del mondo in 80 giorni ci è piaciuto moltissimo. E grazie Andrea. Grazie Andrea per averci fatto un sognare. Ciao a tutti, sono Giuseppe Tripari, sono del Cilento ma abito qui a Bucinasco alle porte di Milano da più di 30 anni. Sono un runner amante dello sport in generale e devo dire che in più tempi ho scoperto la bici che mi attrae moltissimo. Oggi sto partecipando, anzi sto pedalando, al Giro del Mondo in 80 giorni in bicicletta. E devo dire che è un'iniziativa che a me piace moltissimo. Ciao!
Buongiorno a tutti, ciao Andrea, io sono David, abito in Svizzera, in questo bellissimo paradiso di montagne e salite. È stato un piacere partecipare a questa idea dell'amico Andrea, persona bravissima, dolcissima, incontrata in più eventi backpacking, che ringrazio per l'iniziativa e attendo con ansia la prossima. A tutti buona pedalate e un abbraccio Andrea, ciao ciao. Ciao a tutti, sono Marco, piedi che brucia, ho appena terminato il giro del mondo in 80 giorni in bicicletta, figata pazzesca, grande Andrea Corsi. Santo cielo, perché aspettare ancora? Ha perduto la scommessa? Irrimediabilmente, dal momento che ha perduto la coincidenza transatlantica. Calma amici, state al gioco. Siamo tutti dei gentleman inglesi. Mancano ancora 14 secondi. Mio caro, non è poi un essere sovrumano. Cosa suppone che faccia? Che venga giù dal cammino come la beata? Non ne ho la minima idea, so solo che Phileas Fogg è il più puntuale uomo che esista. Infatti, signore. Eccomi qua. Spero di non avervi fatto aspettare. Salve, Fogg. Salve, Fogg. Salve.